Uomini e donne oggi, un vecchio e gradito ritorno a sorpresa Vin Zuiden. Oggi Uomini e donne, torna in studio Francesco, con lui anche la sua nuova compagnia. Nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda oggi ci sarà una gradita sorpresa per tutto il pubblico e non solo. Si parte da Vincenzo. Per lui è arrivata la signora Ines. Il cavaliere si scusa, ma non la fa restare perché non abita entro i 200 km da casa sua. Tina Cipollari non perde un secondo per criticare l'uomo, comunicandogli che non si trova in una trasmissione regionale. Successivamente, Carmine interviene dal parterre maschile. Il buon cavaliere sarebbe interessato a conoscere Ines, soprattutto perché gli ricorda moltissimo sua moglie. La dama decide però di ballare con Vincenzo, anche se poi cambia idea. Alla fine, la signora se ne va e dice di no a Carmine. Per quest'ultimo, però, ha chiamato qualcuno. Maria De Filippi fa entrare in studio la signora Anna. La donna si dice molto interessata a Carmine e anche lui ricambia. I due parlano un po' e il cavaliere dice di essere rimasto piacevolmente colpito dalla dama. Ballano insieme e lui la riempie di tenerezze, fino a darle anche un grande bacio. L'uomo ammette che sarebbe disposto ad uscire dalla trasmissione subito. In ogni caso, Maria li manda fuori per fargli scambiare il numero di telefono. Viene poi mandato in onda un video a sorpresa. Le telecamere di Uomini e donne sono entrate in casa di Francesco, simpaticissimo ex cavaliere del Trono Over. Trono Over Uomini e donne, Francesco in studio insieme alla sua nuova amata. Francesco e la sua nuova compagna vengono accolti dal grande calore del pubblico. I due stanno bene insieme e sono felicissimi. Si scambiano i regali di Natale e poi ballano insieme. Alla fine, anche Gemma e Giorgio ballano sulle note di un grande amore. A fine ballo, Tina dichiara che Manetti e la Galgani si amano ancora, ma Maria crede che il gabbiano non ricambi e sia anche molto imbarazzato dall'atteggiamento della dama di Torino.